Ti piace il nuovo cognatino? Belen Rodriguez presa di mira dopo il confronto tra Cecilia e Francesco Monte. Foto, video. Acceso confronto tra Cecilia e Francesco Monte, anche Belen bersagliata sui social. Dopo il confronto tra Cecilia e Francesco Monte, entrato nella casa del GF VIP per chiarire le cose con lei e Ignazio Moser, è intervenuta Belen Rodriguez a sostegno della sorellina attraverso un SMS inviato a Alfonso Signorini in cui invitava Checo a restare in casa. Ma le parole della showgirl argentina non hanno trovato pieno appoggio dagli spettatori, molti dei quali l'hanno presa di mira sui social per il triangolo amoroso e i consigli dati in diretta. Come in tutti i veri drammi che si rispettano, il pubblico si è diviso tra chi sostiene la nuova coppia, chi condanna il comportamento della piccola Rodriguez e chi applaude alla reazione tutto sommato educata e contenuta dell'ormai ex fidanzato. Sul profilo Instagram di Belen Rodriguez, infatti, sono piovuti una valanga di messaggi, alcuni dei quali volti a capire cosa pensi del ciclista trentino, ironicamente definito nuovo cognatino. Chi condivide le scelte di Cecilia Rodriguez scrive, ha fatto proprio bene a seguire il cuore. Punto. Se tra lei e Francesco le cose andavano bene non sarebbe arrivata a prendere questa decisione CMQ tanto dolorosa, al contrario qualcuno invita caldamente la concorrente a tornare sui suoi passi, spero che Cecilia torni sui suoi passi. Francesco Monte che delizia di ragazzo Cecilia apri bene gli occhi Francesco ti adora. E ancora leggiamo. Ma davvero sai che voi chiocciola Belen Rodriguez Rel dovrebbe appoggiare una storia in reclusione nata in 2007 e voltare le spalle a una persona che ha fatto parte della loro famiglia per 4 anni? Ma dove siamo arrivati? Poi se lei ha bisogno di altro di certo NN dell'immaturità di un Moser. Da Jeremias mi aspetto una reazione per come lui si lega alle persone. La questione è delicata come lo è stato il confronto tra Cecilia e Francesco Monte, terminato con un attacco di panico della 27enne argentina, spetterà solo ai diretti interessati capire quale sia il percorso più giusto per loro.